Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata, è ormai la terza, di questo video podcast senza filtri. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di video verticali e video orizzontali. Allora, per chi mi conosce, per chi mi segue già da un po' sui social, conoscerà appunto la mia passione per i video in verticale e se mi seguite su YouTube questo video è appunto in verticale. Cosa volevo fare oggi? Non volevo tanto parlare di solo video verticali e perché secondo me adesso stanno andando molto molto forte, ma volevo fare un po' un paragone tra video verticali e video orizzontali, cercando di prendere le parti migliori di tutti e due e magari trovare appunto qualche spunto per chi si sta avvicinando a questo nuovo mondo verticale. Allora, cominciamo subito. Da quando c'è questa lotta tra video verticali e video orizzontali? Allora, è difficile dirlo. Io direi principalmente da quando è iniziata un po' tutta la storia con Snapchat. Questa storia di Snapchat è andata poi avanti con Instagram, fino a poi, diciamo, gli ultimi avvenimenti con i IGTV e tutto quello che secondo me ancora deve arrivare. Ho avuto modo di assistere a varie sperimentazioni in verticale anche diverso tempo fa. Per esempio, un direttore della fotografia che conosco, un mio amico, ha fatto questo esperimento dando in mano dei cellulari a dei ragazzi, dicendogli di girare esattamente solamente in verticale tutto quello che succedeva nelle loro vite, e poi hanno montato un film in verticale che abbiamo visto in una sala cinematografica, ma non su uno schermo girato in verticale, bensì su degli iPad. Quindi è stata un'esperienza un po' strana. Ci è andato in mano questo iPad, eravamo dentro la sala, ma ognuno poteva vedere effettivamente il video anche con i tempi che voleva, nel senso poteva addirittura skippare, tornare indietro. Insomma, è stato un esperimento. Ecco, tutti questi esperimenti in realtà poi hanno portato a farmi capire che i video in verticale stavano venendo veramente rivalutati. Sto parlando di questo esperimento, secondo me, due anni fa, sì. Io personalmente ho sperimentato il primo video in verticale già nel inizio 2017. Dove avviene questa lotta e come avviene questa lotta? Questa lotta avviene principalmente sui social. Esperimenti verticali di film ne ho visti ben pochi, se non appunto il Vertical Movie Festival di fine settembre che si terrà a Roma. Quindi questa lotta avviene sui canali social che noi tutti conosciamo, come Instagram, Facebook e YouTube. Con Instagram diciamo che principalmente si scontra su video verticale, video orizzontale. I benefici di uno e l'altro. Allora, se ne parla molto, se ne continua a parlare, ne sto parlando pure io. Si dice che i video in orizzontale possono aiutare a spiegare meglio determinati momenti di un film, di un video. Ad esempio, una ripresa di un paesaggio effettivamente ha più senso farla in orizzontale, ma secondo me non si ferma lì il dibattito, nel senso, una ripresa di un paesaggio può essere anche fatta in verticale. Banalmente, quando devo fare una ripresa di un paesaggio per Instagram, io la faccio in verticale. È più lo scopo, è più pensare a dove dovrà essere messo quel video, che poi veicola anche il modo in cui devo raccontare quell'inquadratura. Va un po', questa affermazione va un po' in controtendenza a quello che di norma viene detto e si pensa, però secondo me siamo più arrivati a questo punto, nel senso, è più importante il messaggio finale rispetto alla singola inquadratura che devo fare. E se il messaggio finale ha senso che venga trasmesso in verticale, allora anche quella inquadratura del paesaggio dovrà essere fatta in verticale. Parlare di benefici nel profondo tra uno e l'altro è molto difficile, ma se lo vogliamo guardare ai giorni nostri, un video in orizzontale ha più probabilità di finire su uno schermo orizzontale, quindi computer, cinema, televisione, e un video in verticale ha più probabilità di essere visto per una durata prolungata sui nostri cellulari.
sta tutto lì il gioco, sta lì capire dove si sta andando, cioè si sta andando più verso i cinema e la televisione o più verso i cellulari. Discorso ovviamente molto molto più complesso di come la sto facendo io, però secondo me si gioca lì la cosa. Legata a quest'ultimo tema ce n'è un altro importante, che è quello delle applicazioni nel futuro di questi due formati. Allora, anche qui si tratta un po' di fare una scommessa su dove si sta andando, e però vedendo appunto, anche da un punto di vista personale, vedendo tutte le applicazioni dei cellulari che stanno avendo sulle nostre vite, comunque anche le applicazioni degli schermi in verticale, banalmente ieri faccio un esempio, sono stato a City Life e ci sono gli schermi dove si può prenotare il cibo che vuoi mangiare e sono verticali, oppure i video wall che stanno sostituendo le locandine di cinema e in qualche caso anche gli stessi trailer sono anch'essi in verticale, magari non in 9 sedicesimi ma 4 quinti, che ricorda anche un po' più Instagram. Comunque l'idea di base è appunto vedere dove si sta andando e cercare appunto per questo di creare dei contenuti nativi in verticale o orizzontale, per appunto riuscire ad avere una via comunicativa più efficace tramite il mezzo. La mia opinione è che secondo me i video in verticale stanno spingendo tantissimo e spingeranno ancora tantissimo. Se ci fate caso, sempre più brand come Nike, Adidas stanno spingendo sui video in verticale per Instagram, cioè stanno veramente girando nativamente in verticale, e questo mi fa un po' specie perché ci sono le Red girate in verticale, le Harry girate in verticale, tra l'altro Harry ha fatto un supporto proprio nativo per girare in verticale. Stiamo parlando di videocamere da 50.000 euro che vengono prese e girate in verticale. Questa cosa, cazzo, mi dà veramente carica, perché mi fa capire che se questa strada prende piede anche con dei colossi, è una strada che può prendere piede tra tutti noi. Resta il fatto che i film comunque al cinema me li gusto ancora e comunque in CinemaScope in 2.35:1 e mi piace tantissimo, e su quello non ho niente da dire. La cosa che più mi piace di tutto questo discorso, a prescindere dai video orizzontali o verticali, è che sono stati messi in discussione dei temi fino adesso che sono stati visti come delle roccaforti, cioè il video è orizzontale. No cazzo, è stato girato e adesso il video è verticale, non solo ma anche. E secondo me questa lotta, questa battaglia, è quello che, questa competizione è quello che ci tiene vivi, noi del settore, ma anche non solo, ci tiene vivi e ci tiene pronti ad accogliere il cambiamento, andargli contro, e così si aprono le strade per il futuro. Veramente cazzo, mi fa... sento qualcosa dentro che mi smuove a parlarvi in questo modo e mi piace un sacco. Questo è quello che credo io. Voglio sapere le vostre opinioni, quindi se siete su YouTube scrivetemele qui sotto, se siete su Spreaker fatemele sapere, Facebook scrivetemi, qualsiasi cosa, io ci sono. Ragazzi, è stato veramente un piacere, non ho detto molte parolacce oggi, peccato, ne avrei volute dire molte 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 di più. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Senza Filtri, questa era la terza, andatevi a ascoltare quelle precedenti, mi raccomando. Noi ci vediamo alla prossima puntata.